Ciao amici, sono Marchio Picci. E da qualche giorno sono Marchio punto F. A partire da Punci Punci, ehi, sono Marchio Picci. L'avete sentita anche voi? Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Martedì 14 dicembre 2021 inizia anche oggi qua in diretta su voci.fm radio sento le voci in compagnia di Marco Picchio. L'appuntamento va in onda ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 e ha una replica pomeridiana tra le 18 e le 19. Poi ci sono i podcast, quelli potete ascoltarli quando volete sul nostro sito. Come sempre anche oggi parleremo moltissimo di radio, direi, ma anche di musica, e poi abbiamo l'ospite del martedì. Diciamo questa è l'ultima puntata dell'anno perché poi facciamo pausa Natale con Bruno Caricchia, ma riprenderemo a gennaio, quindi Bruno sarà comunque nostro ospite per parlare di voce e di come usarla ovviamente nel modo migliore. Sento le voci su voci.fm radio. Sento le voci. Continua, sento le voci, buon pomeriggio, posso dirlo, perché andiamo verso le 13 praticamente da parte di Marco Picchio, e adesso parliamo di cantanti, delle voci che non possiamo assolutamente trascurare. Poi qui parliamo di Sanremo Giovani, per cui c'è grande attesa. Mercoledì 15 dicembre verranno decretati due vincitori che accederanno in febbraio sul palco dell'Arison, così catapultati direttamente lì. L'ultimo tassello per conoscere i 24 protagonisti dell'edizione 2021 del festival andrà in onda su Rai 1 con la diretta anche su Rai Radio 2. In questo caso, come annuncia il palinsesto della seconda rete radiofonica, a commentare la serata, che sarà condotta da Amadeus, sarà Emma Stoccolma in un programma a cura di Sara Del Caldo con la regia di Leonardo Carioti. Quindi attenzione, ore 21, Rai Radio 2, se vi interessa la versione radiofonica di questo appuntamento. Sento la voce podcast con Marco Picchia. Con Marco Picchia. Una radio è sicuramente la sua musica, i suoi conduttori e il suo palinsesto, quindi tutta una struttura molto complicata e articolata, ma è anche social e è anche un sito internet. Da qualche giorno il sito di RDS 100% Grandi Successi presenta un volto totalmente rinnovato, sia nella versione desktop che quella mobile. Radio, music, podcast, magazine ed eventi sono le 5 categorie principali, mentre la fruizione della radio è disponibile sia in versione audio che video. C'è poi la possibilità di loggarsi e di giocare per essere parte della community dell'emittente. Ancora molte altre sezioni, compreso un link dedicato all'emittente digitale dedicata ai più giovani, ovvero RDS Next. E non è finita per gli amanti della radio da non perdere RDS Story, cioè la ricostruzione del percorso della radio dagli esordi ad oggi. Quindi veramente un bel lavoro, senza ombra di dubbio. Complimenti a chi ci ha messo le mani sopra, come si suol dire, ai tecnici e a coloro che sono appunto preposti a questo tipo di attività nel gruppo RDS. Sento le voci podcast con Marco Picchia. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. E ora parliamo di traguardi importanti qui su Sento le Voci. 85 radio di 45 nazioni differenti, 12 milioni di ascoltatori settimanali. A tanto è arrivato Transition, il radio show del DJ e produttore inglese John Digweed, che ha appena festeggiato il prestigiosissimo traguardo delle 900 puntate. Arriverà presto a 1000, quindi. Un risultato straordinario celebrato con la riproposizione dell'epico set del 2010 al Mather di Londra, disponibile nella sua versione integrale 5 ore per gli abbonati al profilo Mixcloud di Digweed, che nel frattempo ha da poco inaugurato anche una serie di mixati mensili disponibili in esclusiva su Apple Music, se vi potesse interessare. Sono Marchio appunto.
su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Continua sento le voci su voci.fm radio, siamo arrivati a martedì, l'ospite del martedì ormai lo sapete è il nostro Bruno Caricchia, che intanto saluto. Bruno, benvenuto. Ciao Marco, grazie. Facciamo una precisazione però, adesso giustamente arrivano le feste, quindi Bruno deve un attimo, come posso dire, riorganizzare il lavoro, quindi questa è l'ultima rubrica e ripartiamo poi dopo le feste, quindi a gennaio, con altri argomenti. Allora, il timbro cos'è e quando veramente emoziona? Questo è l'argomento di oggi. Dunque, amici miei, vorrei concludere questo primo viaggio sulle curiosità nel mondo della voce con l'elemento più caratteristico di ognuno di noi, il timbro. Che cos'è il timbro? È il DNA della voce. Ognuno di noi possiede un timbro unico e nessuno potrà averne uno uguale. Potrà essere simile, ma saremo sempre a modo nostro, con le nostre piccole sfumature e caratteristiche unici. Molti credono che avere una voce cauda sia necessaria per avere una bella voce o per fare il doppiatore, ma non è assolutamente vero. Sento sempre dire la classica frase: vorrei avere la voce di Luca Ward. Ma perché vuoi avere la voce di? Hai la tua voce ed è unica, è bella per le tue caratteristiche che Luca Ward non avrà. Per carità, nessuno vuole dire che Luca Ward non abbia una bella voce, ma il punto è che non esistono le belle voci, esiste la voce e basta, saperla usare. Ora, ritornando al discorso legato al timbro, dovete sapere che esistono due diverse tipologie di timbrica, il timbro pieno e il timbro sfumato. Il primo è quando vogliamo far passare una semplice informazione, ad esempio: allora ragazzi, oggi studiamo le caratteristiche del timbro. Dunque, passaggio di informazione uguale timbro pieno. Il secondo è quando vogliamo emozionare, quindi siamo veri. Altro esempio, una volta il mio insegnante mi disse: quando inizi a doppiare, sorridi Bruno, dopotutto stai facendo ciò che ami di più. Come potete notare, il timbro sfumato viene fuori quando vogliamo veramente comunicare qualcosa a qualcuno e, consapevolmente o inconsapevolmente, ci emozioniamo o emozioniamo gli altri. Spero e vi auguro che nel vostro percorso con la voce possiate veramente trovare la strada per aprirvi alle emozioni e vedrete che la vostra voce sarà perfetta per quello che vorrete comunicare. Auguri anche di un sereno e felice Natale, augurandoci che il nuovo anno porti con sé tutte le soddisfazioni per i progetti e i sogni ai quali vogliamo ambire. Questo era il timbro sfumato. Ci hai emozionato, quindi. Bene Bruno, grazie per essere stato con noi anche oggi e, chiaramente noi ci riprendiamo, come detto in apertura della rubrica, insomma appena dopo le feste, con nuovi argomenti da trattare, chiaramente tutti inerenti la voce. Ti auguro allora a questo punto buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie mille a te, a tutto voci.fm e a voi miei affezionati amici. A presto, ciao. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Siamo solamente a martedì 14 dicembre, ma anche questa puntata di sento le voci è terminata, quindi facendo due conti, meno 11 a Natale, io vi avverto, se non avete ancora provveduto ai regali, queste cose, voglio mettervi un po' di fretta e un po' di ansia, così sono un po' cinico oggi. Dai, a parte gli scherzi, ci sentiamo puntualmente o in replica stasera dalle 18 o domani nella nuova puntata, quella del mercoledì, a partire dalle 12. Un bacione da Marco Picchio, ciao. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio.